parole ormai. Va a vendicarmi, al campo, alla battaglia, all'armi, all'armi. Bentrovati a questo appuntamento di diretta del venerdì sera all'interno delle nostre 50 ore di giostra. È un appuntamento che si apre tra l'altro con i fuochi d'artificio, ma questo non è dovuto alla nostra volontà, ecco, non è che i fuochi d'artificio vengano fatti per celebrare l'inizio della nostra diretta, ma comunque i fuochi d'artificio ci sono e stanno illuminando questa prima parte della serata di Piazza Grande. Stiamo per dire la notte di Piazza Grande, ma insomma in questo caso la definizione sarebbe impropria perché la notte è ancora giovanissima. Le 21.30 infatti, l'ora 21.33, l'ora alla quale abbiamo cominciato questa nostra diretta per le cene propiziatorie dei quartieri, lo sappiamo, è un'ora quasi dell'aperitivo. Noi comunque faremo un giro d'orizzonte in tutti e quattro i quartieri per capire gli umori, vedere cosa sta succedendo. Con le immagini siamo ad esempio a Porta Sant'Andrea, dove la cena è, mi sembra di capire, cominciata, sta per cominciare la cena di Porta del Foro, poi ovviamente andremo anche a Santo Spirito e a Porta Crucifera. Intanto però, come sempre, stiamo sull'attualità. Oggi il nubifragio che si è abbattuto sulla città e anche sulla parte alta qui in Piazza Grande ha fatto temere per le condizioni della Lizza. Sono circolati anche sui social alcuni video nei quali questi fiumi d'acqua facevano pensare appunto quasi che la Lizza fosse stata portata via. In realtà la situazione, io sono venuto quasi subito qui in piazza, la situazione non era particolarmente problematica o difficile, gli unici problemi si sono verificati nella zona del pozzo, dove l'acqua arrivando dalla parte alta appunto della piazza e scorrendo si era creata una sorta di fiume d'acqua che aveva, come vi mostro le nostre immagini, eroso la parte che si trova sul lato del pozzo, che è una parte della Lizza nella quale ovviamente i cavalli non possono andare, anche perché c'è davanti il pozzo. Ma detto questo, il ripristino è stato comunque effettuato in tempi rapidi. La parte però dal pozzo, diciamo, verso il Buratto era comunque in buone condizioni e non ha, quindi la pioggia, nonostante appunto sia stata copiosa, non ha creato particolari problemi. Purtroppo nella giornata di oggi nel territorio della provincia di Arezzo ha creato ben altri problemi e di questo ovviamente ci rammarichiamo e ci preoccuperemo. Abbiamo già fatto nel nostro TG di questa sera e lo faremo anche ovviamente nelle nostre prossime edizioni per appunto vedere quali sono stati i danni prodotti. Qui con le immagini siamo invece a Porta del Foro, dove i commensali si sono seduti, quindi la cena direi che sta per cominciare. Non so se Riccardo Ciccarelli, che è per noi a Porta del Foro, è già pronto per il suo intervento e per appunto le interviste realizzate in occasione della cena propiziatoria del quartiere Giallo Cremisi. A te Riccardo. Luca, buonasera, un saluto anche ai nostri telespettatori. Sì, qui direi che l'atmosfera è tipica delle cene propiziatorie, appena iniziata infatti la serata al quartiere di Porta del Foro. Ci sono tante persone che stanno prendendo parte ovviamente a questo momento che da tradizione precede la giornata di domani, quella appunto dedicata alla giostra. Io sono in compagnia al tavolo delle autorità con il rettore del quartiere di Porta del Foro, Roberto Felici, al quale chiedo subito intanto che emozioni dà rivedere così tante persone, soprattutto propiziarie per la giornata di domani. Sì, stasera mi sento veramente emozionato come la prima volta, perché è una ripartenza con i numeri canonici della cena prima della giostra. Vedo che il popolo Giallo Cremisi ha risposto in massa alla nostra chiamata e è una bellissima soddisfazione. C'è un'atmosfera giusta in preparazione alla giostra di domani, quindi veramente bene. Lei ieri sera poi è tornato con la targa dedicata a Marcello Innocenti, che le è stata ovviamente poi data dal quartiere di Porta Crucifera. Sì, è stato veramente un gesto bellissimo di grande cavalleria, donarci il trofeo da loro meritatamente conquistato. Io avrò modo di ringraziare personalmente a nome di tutto il consiglio del quartiere di Porta Crucifera, perché è stato un gesto che abbiamo apprezzato tantissimo.
Questa sera, tra l'altro, al tavolo insieme a lei, oltre ovviamente alla nutrita rappresentanza del quartiere, ci sono degli ospiti che arrivano da Siena e Montalcino. Sì, noi abbiamo questo rapporto ormai consolidato da tantissimi anni e quindi abbiamo l'onore di avere al nostro tavolo stasera il vicario generale della Imperiale Contrada della Giraffa e il vicario del quartiere Borghetto di Montalcino, che sono due realtà splendide e che ci onorano della loro amicizia. Io intanto ringrazio Roberto Felici, passo al capitano Lorenzo Casini, al quale chiedo intanto come si arriva alla giostra di domani. C'è stata una lunga settimana di prove, ha avuto modo insomma di guidare ulteriormente Davide e Francesco, come si arriva appunto a domani? Arriviamo in forma, arriviamo convinti dei nostri mezzi, arriviamo con quel coraggio che dobbiamo avere. E non rispetto, non paura, ma rispetto, grandissimo rispetto per gli avversari, però grande consapevolezza nei nostri mezzi e in quello che possiamo fare. Noi ci siamo preparati bene, abbiamo lavorato tutto l'inverno, siamo stati sempre pronti ad allenamenti, questi ragazzi sono resi disponibili ad allenarsi anche in giorni festivi, anche in giorni più difficili, che magari il tempo, le condizioni meteorologiche non erano il massimo. Quindi io mi sento già di ringraziarli per tutta la disponibilità e per tutto quello che hanno fatto. E domani andiamo in piazza per dire la nostra. Abbiamo fatto delle ottime prove, abbiamo una coppia molto forte, l'abbiamo scelta perché è una coppia forte, siamo molto convinti di fare i nostri punti. E allora Davide, con le parole del capitano che infondono assolutamente la fiducia necessaria, ti chiedo appunto a questa cena propiziatoria quali sono le sensazioni per domani, la 141esima edizione della giostra del Saracino. Le sensazioni ovviamente sono positive per domani perché siamo consapevoli del lavoro fatto e quindi dopo la giostra si sa, ogni giostra ha la sua storia, ha il suo... C'ha il suo imprevisto e anche il bello della giostra, è bella e affascinante per questo. Però entriamo in piazza consapevoli del lavoro fatto, siamo tranquilli, con Francesco siamo una coppia che comunque siamo, abbiamo un bel rapporto insieme, insomma siamo una bella coppia, dai. E quindi andiamo in piazza domani con la consapevolezza che si può far bene. Vengo da te Francesco, ti chiedo se avrà un sapore ancora più speciale la giornata di domani per te. Ancora più speciale perché sarà l'esordio, quindi sarà particolarissima e stasera è anche la prima cena propiziatoria, quindi insomma sono stati, questo per me è un anno di tante prime volte, sono diventato babbo, quindi insomma sono in un momento diciamo così favorevole, è stata comunque una settimana positiva, abbiamo fatto un'ottima settimana di prove, i cavalli sono andati bene, quindi siamo consapevoli e vogliosi di portare a casa un grande risultato. E allora io intanto vado anche per questa ultima carrellata, poi li lasciamo cenare perché insomma è anche questo il motivo per cui il quartiere si ritrova questa sera alla vigilia della giostra. Vado anche a chiedere un parere, abbiamo sentito ovviamente la fiducia incondizionata anche da parte del rettore, del capitano, da un punto di vista più prettamente tecnico come si arriva alla giornata di domani? Ma si arriva con delle consapevolezze, con delle certezze, è chiaro che la giostra è sempre, alla fine sono sempre due calci di rigore, no? Quindi vanno battuti anche affidandosi un pochino alla fortuna, però questi due ragazzi hanno lavorato veramente tanto, non si sono mai risparmiati, condizioni atmosferiche, vento, pioggia, hanno fatto veramente un grande percorso. Abbiamo dei punti forti, sappiamo dove siamo sicuri e dove dobbiamo stare attenti, quindi speriamo che stavolta la fortuna che ci è mancata ieri sera ci assista domani. Allora ringraziamo anche Enrico Giusti per le sue parole dal quartiere di Porta del Foro. Luca, per il momento è tutto, come potete sentire immagino anche dal nostro audio, dalle immagini di Daniele Cionnini, vi trasmettiamo comunque una serata di grande atmosfera in previsione appunto della giostra di domani. A te Luca. Sì, grazie Riccardo e grazie anche a Daniele Cionnini che ci mostra proprio in questo momento lungo via San Laurentino appunto le tantissime persone che stanno partecipando alla cena propiziatoria di Porta del Foro. È un'immagine questa che davvero ci allieta, ma ci allieta per l'immagine in sé, per il quartiere ovviamente, per il mondo della giostra, per questo ritorno alla vita e alla socialità che si sta finalmente compiendo, come abbiamo detto sempre
sempre in queste serate. Certo, bisogna comunque avere occhio, bisogna comunque comportarsi responsabilmente, ma di fatto il ritorno alla normalità possiamo considerarlo per avvenuto. Allora, un brindisi che consideriamo augurale anche noi per queste nostre lunghe ore di trasmissione dedicata alla giostra del Saracino. Andiamo in pubblicità e poi ci trasferiamo a Porta Sant'Andrea per la cena appunto del quartiere Biancoverde, e sentiremo l'inviato speciale davvero questa volta, Andrea Lanzia, fra poco. Non più parole ormai, può vendicarmi, al campo, alla battaglia, all'armi, all'armi! Di nuovo in diretta da Piazza Grande, dove le persone che passano, che passeggiano, fanno foto dal punto del Buratto verso il Pozzo. Probabilmente ognuno vuole portarsi a casa anche un ricordo della Lizza nella quale domani si svolgeranno le carriere, quindi si deciderà questa 141esima edizione della giostra del Saracino. Una piazza animata, anche se chiaramente lo abbiamo visto e lo vedremo anche fra poco in questa serata particolare di venerdì sera, la serata delle cene propiziatorie, il cuore della città e anche della giostra si sposta da qui, dove è stato comunque per 5 serate e tornerà chiaramente ad esserlo anche domani sera, per trasferirsi appunto nelle sedi dei quartieri, nei luoghi dove vengono organizzate le cene propiziatorie. Adesso andiamo alla cena propiziatoria del quartiere di Porta Sant'Andrea con Andrea Lanzi. Quindi Andrea, da una tavolata all'altra sei trasferito praticamente, vai. Grazie Luca. Siamo qui in piazza San Giusto, ci sono circa 1000 commensali, la piazza veramente si presenta bene, vedete anche dalle immagini. Siamo già subito qui al tavolo, diciamo, principale. Ora cercherò di intervistare prima di tutto il rettore. Allora Maurizio, siamo in diretta con Teletruria. Dimmi intanto di questa piazza. Ha risposto bene? Benissimo, come tutta la settimana, stasera numeri da record, con indicazioni di quelle che ci ha detto il prefetto, però siamo tanti. Siamo. Allora, diciamo che Sant'Andrea chiude bene le prove, quindi ci sono grandi aspettative, insomma. Sì, assolutamente, siamo contenti della settimana in crescendo che abbiamo fatto. Giovedì è finito tutto molto bene. Non saremo una coppia super collaudata, non saremo più forti, però sai, non sempre vincono più forti, vincono anche quelli che sono stati migliori in quel giorno. Grazie al rettore. Allora, il nuovo capitano Andrea Gavagni, diciamo intanto che effetto fa sedersi qua su, vedere tutta la piazza, insomma, è un'emozione un po', una bella emozione. Molto molto emozionante, devo dire la verità, anche perché da giovane quartierista, arrivato in questo quartiere un po' di anni fa, arrivare qui con tutti i ragazzi che ti conoscono e anche quelli più grandi che ti vedono crescere, entrare qui, insomma, fa una forte emozione, devo dire la verità. La domanda che ho fatto al rettore: Sant'Andrea finisce bene l'ultimo sessione di prove, quindi le aspettative crescono anche sotto il lato tecnico? Sì, le aspettative ci sono, perché su Tommaso Saverio ci crediamo fortemente. La settimana è stata una settimana in costruzione, in crescendo, e come ho già detto, anche le cose riuscite meno bene sono state analizzate in maniera lucida e serena, e fino ad arrivare poi giovedì a mettere a punto quello che è l'ultimo giorno, l'ultimo quarto d'ora prima di domani, quindi siamo molto fiduciosi. Allora, intanto io volevo fare una domanda a Tommaso Marmorini. Allora, l'atmosfera è un'atmosfera di quelle giuste, che effetto ti fa correre con un nuovo compagno, ma soprattutto questo ruolo che un po' tutto il mondo della giostra ti attribuisce, cioè quello di prendere un po' in mano il quartiere?
Sì, mi fa molto piacere di essere comunque, di fare un po' da chioccia Saverio, no? Sono quello più grande, quello con un pochino più di esperienza, però ora definirmi veterano secondo me è un po' una parola un po' troppo grossa, però cerco di tutelarlo, dai, di fargli un po' da chioccia, di sostenerlo, di tranquillizzarlo, e fa parte anche del mio compito questo. Bene, allora, prima di passare a Saverio Montini, io volevo far notare che a Porta Sant'Andrea c'è sempre una grande accoglienza, soprattutto all'inizio della cena, dove i protagonisti principali, il rettore, il capitano e i giostratori, sono accolti veramente per creare quel certo entusiasmo. E a proposito di questo, volevo chiedere a Saverio che effetto ti ha fatto entrare in Piazza San Giusto con un'accoglienza speciale che poi un po' tutti i giostratori hanno avuto. No, è stata un'emozione veramente unica, è stato bellissimo, per me è stata la prima volta e devo dire che vedere una piazza intera che è con te da stasera fino a domani sera è una cosa veramente unica, non me lo potevo immaginare, quindi sono davvero molto contento. Allora, io non so se l'operatore ha già fatto vedere il cartello che si è stato fatto all'accoglienza dei giostratori, c'è scritto siamo con voi, è un po' una caratteristica del quartiere di Porta Sant'Andrea. Ora magari ho visto che ci sono degli ospiti particolari, che poi non sono ospiti ma sono gli ex giostratori. Ora c'è una confusione, che fra l'altro c'è anche la troupe, credo, della Fiction. Sì. Ma prego l'operatore, se mi viene dietro e si va a intervistare. Ho visto qua Stefano Cherici, magari l'operatore va nell'altra fila. Allora arriviamo subito. Questo è un tavolo particolare di tutti amici. Stefano Cherici, siamo in diretta. Buonasera. Sei alla cena, che atmosfera hai trovato? Beh, chiaramente molto più leggera di una volta. Oh, stasera mi posso divertire un po' di più, insomma. Tutto a posto, no? Molto, molto caloroso, molto caloroso. Che effetto ti ha fatto vedere entrare i due giostratori, cose che te hai avuto, insomma, tributi che hai avuto in passato? Mi ha fatto effetto perché li ho visti, diciamo, proprio piccoli piccoli da bambini, quindi vederli ora in quelle vesti mi fa emozionare. È chiaro che abbiamo un legame particolare, una vita che sono con noi, quindi ci siamo affezionati, insomma, vi faccio un grande in bocca al lupo. Stasera sei col tuo gruppo di vecchi amici? Sì, con gli amici storici, gli amici di sempre, che sono sempre stati vicini anche quando correvo e no, non ci siamo mai lasciati, insomma. E a proposito di amici e di colleghi, c'è anche Mauro Piantini, che gli faccio dire due parole. Che fa finta di essere al telefono. Mauro, che atmosfera hai trovato stasera? Bella, bellissima, è un sacco di tempo che non ritrovavo questa atmosfera, sono molto contento. Grazie Mauro, ricordiamo Mauro Piantini, che è stato giostratore di Porta Sant'Andrea. Qui c'è una confusione, ora volevo andare a cercare Enrico Vedovini e magari qualche altro ospite. Un attimo che mi sposto, qui ci sono le ragazze del quartiere. È chiaro che Sant'Andrea vive questa serata in una maniera particolare, perché anche da qui si può vincere una giostra. Allora, c'è anche Enrico Vedovini per par condicio, ho intervistato Stefano Cherici. Che effetto ti fa? Ma comunque voglio parlare soprattutto del calore della piazza. Te l'hai provato tante volte da giostratore? Andrea, Piazza San Giusto è sempre alla solita maniera, sempre calorosa e ci si sta sempre bene, sempre molto accogliente. Tra l'altro è un bellissimo posto. Io sono molto tranquillo, sono qui tra amici e sto bene. Quanto è importante, te che l'hai vissuto tante volte, avere il calore e questo modo di accogliere i giostratori per domani, per la giostra?
Sono sincero, la mattina della giostra quando mi svegliavo pensavo sempre, il primo pensiero era sì, però una bella scena, e non tutte le scene, diciamo la verità, non sono uguali, c'è delle scene che ti trasmettono un calore diverso e questa cosa qui la percepivo e mi faceva stare bene tutto il giorno. Grazie Enrico Vedovini. Intanto stanno arrivando i ravioli, faccio due parole qui col tavolo delle autorità, abbiamo l'araldo storico. Francesco, come vivi questa serata a Sant'Andrea? A Sant'Andrea si vive sempre una situazione meravigliosa perché è un quartiere molto vivace, è amichevole, è affettuoso con tutti e sicuramente si sta bene veramente. Io vi ringrazio, mi alzo perché non è giusto che stia seduto. Io mi devo complimentare con questo quartiere perché guardate la gente che c'ha, quanti siete? 1500? No, un migliaio dico. Un migliaio, più di un migliaio. Ma insomma va bene, io ho visto anche gli altri quartieri e ormai è diventata una tradizione di tutti e questo si deve molto ai giovani che hanno fatto esplodere nel modo giusto questa manifestazione che è di Arezzo, è la nostra. Grazie a Chericoni, è stato sempre, è diciamo uno dei personaggi più amati. L'ultime parole le volevo fare con Gianni Sarrini, che è il rettore vicario di Porta Sant'Andrea. Allora Gianni, una serata che si racconta da sola, basta guardare le immagini. Sì, si ritorna alla normalità, al nostro quartiere che noi due abbiamo conosciuto bene, alle nostre tradizioni. Va bene, siamo contenti, bene così. Poi la piazza dà il suo responso, però il corpo sociale ha risposto, il popolo di Sant'Andrea è qui presente. Allora, io ci sarebbe tante cose da dire, ma il tempo diciamo stringe. Sinceramente con questa confusione, Luca, diciamo anche il collegamento fra la piazza e qui diventa anche difficile. Come ho detto, sono arrivati i ravioli, spero tanto che poi ti facciano una bella sorpresa, però questo lo vedremo più tardi. Bene. Credo di aver finito dalla piazza, Luca, ti restituisco la linea. Bene, grazie ad Andrea Lanzi per questo interessantissimo collegamento, ci ha dato l'occasione anche per vedere, lo abbiamo visto anche nelle ultime immagini, proprio la troupe e lì chiaramente si lavora con grande spiegamento di mezzi, la troupe della fiction Fosca Innocenti che questa sera sta riprendendo proprio il quartiere di Porta Sant'Andrea nella sua cena propiziatoria. Quindi ringrazio anche il quartiere Biancoverde per l'accoglienza e per appunto lo spazio che ha voluto dedicare anche a noi, pur in presenza, come vedete qui, di un numero di telecamere imponente per appunto la realizzazione di alcune scene della fiction che poi domani vedrà anche la presenza qui in piazza di altri operatori, probabilmente di alcune di queste telecamere, sono telecamere particolarissime con le quali dovranno essere riprese delle fasi della manifestazione. In questo caso la produzione non può usare le immagini che noi ben volentieri gli mettiamo a disposizione proprio per motivi tecnici, hanno bisogno di immagini in specifico realizzate con i loro mezzi produttivi. Grazie ancora a Sant'Andrea. Noi andiamo in pubblicità e poi ci trasferiamo a Porta Crucifera. Non più parole ormai, può vendicarmi, al campo, alla battaglia, all'armi, all'armi. Mentre attendiamo ovviamente il trasferimento delle nostre troupe fra i quartieri, la serata è impegnativa dal punto di vista del traffico, ci vorrà un po' di tempo anche perché siamo con tutti e quattro i quartieri rigorosamente in diretta, così come siamo in diretta qui da Piazza Grande, proprio per fornirvi in tempo reale quello che è
il clima vero che si sta vivendo in questo momento nei quattro quartieri nei quali appunto questa sera si può ritornare a vivere l'atmosfera di giostra senza limitazioni. Qui intanto vediamo che si va animando anche Piazza Grande, persone probabilmente che hanno finito di cenare, adesso si fanno una passeggiata nel nostro meraviglioso centro storico. Era in corso fino a qualche istante fa anche la prova di posizionamento delle luci qui di Piazza Grande, quelle che verranno appunto accese domani sera, e questo è il motivo per il quale tutto era così illuminato, e questo è anche il motivo per il quale è terminata la prova. Adesso le luci si sono notevolmente abbassate, creando comunque un clima anche ugualmente, anzi forse in questo contesto anche più piacevole. Approfitto intanto che attendo che i nostri inviati approntino i collegamenti, prima con Porta Crucifero e poi con Porta Santo Spirito, o viceversa, secondo di quello che sarà per primo pronto a intervenire, per darvi conto di quella che sarà la nostra programmazione da adesso a domani sera. Siamo nel pieno delle 50 ore di giostra, ne abbiamo trascorse assieme a questo punto 27-28, quindi siamo oltre la metà. Al termine di questa diretta dedicata alle cene propiziatorie rimarremo in cucina, diciamo, e vi rimostreremo la tavolata dell'Anzi che si è svolta oggi alle 13, perché ovviamente è orario di lavoro e vogliamo dare l'occasione a tutti i nostri telespettatori di vederla, perché ha offerto veramente spunti interessanti e fornisce anche tante indicazioni tecniche in vista della giostra di domani sera. Poi per tutta la notte avremo la programmazione dedicata alle repliche delle nostre dirette serali di Aspettando la Giostra, quindi rivedrete tutti gli ospiti del chiostro della biblioteca, tutti i collegamenti e tutte le carriere di prova che si sono svolte qui in piazza. Poi domani mattina alle 7 con il virtuale colpo di mortaio, ovviamente ci sarà il colpo di mortaio vero, noi ve lo mostreremo anche televisivamente alle 7, quindi vedremo anche come si svolge, diciamo, non dico la cerimonia perché in questo caso sarebbe una parola grossa, ma l'accensione del mortaio e quindi l'esplosione del colpo. Subito dopo vi proporremo la terza delle quattro giostre che sono state selezionate da Giorgio Marmorini per queste 50 ore, che è quella del giugno 2019, cioè l'ultima vittoria del quartiere di Porta del Foro. Sempre a Porta del Foro rimarremo alle 9 e vi mostreremo la serata organizzata proprio dal quartiere nell'ambito delle celebrazioni per i 90 anni dei quartieri, una serata che ha rappresentato l'occasione per conoscere tante storie, tanti personaggi legati soprattutto ad anni, quelli del primo dopoguerra, ma anche gli anni 60, i primi anni 70, dei quali si conosce molto meno rispetto alla storia della giostra. La giostra ha una storiografia importante per il suo periodo di rinascita, in particolare la giostra del 31, sulla quale sono stati scritti libri e anche realizzato il nostro documentario di Cesare Baccheschi. Ci sono anni invece che sfuggono un po', diciamo, alla ricostruzione storica, perché probabilmente sono stati anche gli anni nei quali la manifestazione ha vissuto anche una crisi anche abbastanza profonda, dalla quale comunque ha saputo uscire nella maniera migliore. Poi alle 10.30 avremo la diretta della cerimonia con la quale i fanti del comune e i rappresentanti di Signarezzi vanno a recuperare la lancia d'oro che è in Duomo per portarla in comune. Poi alle 11 ci sarà la lettura del bando, sempre in diretta, fino alle 12 saremo appunto in diretta assieme anche a Maddalena Pieroni, che realizzerà le sue interviste, come al solito andrà a caccia di turisti per capire come si è riempita la città in questi giorni e soprattutto nella giornata di domani. Poi avremo una prova generale, perché questa volta Giorgio Marmorini per il nostro calendario delle 50 ore ha scelto quattro giostre e una prova generale, quella del settembre 2017. Poi la serata organizzata da Porta Crucifera, sempre nell'ambito dei 90 anni di giostra, il nostro TG delle 14. Poi la quarta delle giostre selezionate, che è quella
l'ultima che si è corsa, quella del settembre del 2021 con la vittoria di Porta Crucifera. A seguire rivedremo l'estrazione delle carriere, la prova generale di ieri sera per arrivare alle 19 con l'inizio della nostra lunga diretta che vi porterà fino a notte fonda, non solo per scoprire chi vincerà questa 141esima edizione della manifestazione, ma anche diciamo, i primi festeggiamenti della vittoria con appunto quello che ormai viene definito da tutti Te Deum in Duomo e poi l'arrivo della lancia al quartiere vincitore. Adesso andiamo a Porta Crucifera dove Riccardo Ciccarelli è pronto per effettuare le sue interviste. A te Riccardo. Luca, sì, noi abbiamo raggiunto il quartiere di Porta Crucifera e abbiamo trovato esattamente un momento davvero ricco di cori con tanto entusiasmo che ovviamente ci fa capire che questa è la serata, come giustamente dicevi tu, da dove si sposta il cuore della giostra, da Piazza Grande all'interno dei vari quartieri, e qui si capisce molto bene questo aspetto. Cominciamo con il rettore Andrea Fazzuoli, che intanto ringrazio per la disponibilità. Mancava un po' ritrovare queste cene propiziatorie, liberi anche da tantissime restrizioni che ci hanno condizionato per molto tempo. Assolutamente sì, l'esempio in questo momento sicuramente la possibilità di condividere appieno tutte le emozioni, la voglia di stare insieme è sicuramente bello, come vedi l'atmosfera è incredibile. Ieri sera è stato messo un tassello importante con la conquista della prova generale, tra l'altro noi veniamo proprio da Porta del Foro, il rettore vi ha pubblicamente ringraziato nuovamente per aver donato la targa dedicata allo storico capitano giallo cremisi Marcello Innocenti, un bel gesto insomma. Un bel gesto che avevamo deciso con il capitano fin da subito e ritenevamo opportuno fare questo gesto in onore di un grandissimo capitano. Veniamo alla domanda che ovviamente ci proietta già domani, come si arriva a questa giostra anche dopo aver visto questa settimana intensa di prove? Devo dire che abbiamo fatto delle buonissime prove, i ragazzi sono veramente sereni, tranquilli, penso che insomma domani sera ce la giocheremo fino in fondo, ma sicuri del lavoro fatto fino ad oggi. Piena fiducia lo chiediamo ovviamente al capitano, domanda scontata, ma insomma nei confronti di Adalberto e Lorenzo. Beh, direi piena fiducia, finora la fiducia è stata ripagata, poi bisogna vedere domani sera. Aver conquistato la Lancia d'Oro a settembre, aver ripreso quella posizione in testa all'Albo d'Oro dà una spinta, una carica in più al quartiere di Porta Crucifera? Allora, personalmente io sono sempre carico come una molla, quindi non si sbaglia un cazzo, scusate il termine, ma... Però per il resto certo, l'ambiente è più tranquillo, l'ambiente è più sereno e non abbiamo più quell'ansia che avevamo a settembre anno scorso. Ecco, per quanto riguarda il tuo giudizio su questa settimana di prove, anche in relazione alle parole che ci diceva il rettore, come hai visto seguendo da vicino sia Adalberto che Lorenzo? Li ho visti prima di tutto sereni nella testa. E come ho detto con il direttore, con Luca, nell'intervista che mi ha fatto in settimana, credo che la differenza quest'anno l'abbia fatta il gruppo. Noi non eravamo tanto scarsi l'anno scorso, non siamo dei fenomeni adesso, quindi non vorrei che passasse l'idea che noi siamo i più forti di tutti e si va in piazza così, a bischero sciolto, come si dice ad Arezzo. Noi siamo sempre noi, che con immensa umiltà andiamo in piazza. Questo non vuol dire che io non ritenga che noi ci si può giocare con chiunque, e le prove di quest'anno evidenziano questo. Ora, questa è una serata ovviamente di festa, non abbiamo fatto in tempo a anche avere con noi i due giostratori. La rivolgo a te questa domanda per quanto riguarda l'aspetto dei cavalli, se n'è andato uno dei protagonisti del vostro quartiere anche negli anni passati. Allora, noi abbiamo ritenuto di fare un comunicato stampa in merito ai ringraziamenti che abbiamo rivolto a uno dei protagonisti della giostra. Con un po' di rammarico, magari con qualche pensiero in più, avrei forse preferito che come miglior cavalcatura della giostra l'anno scorso nel Gran Gala di Corriere Giostra fosse nominato un cavallo che si sapeva andare in pensione. Purtroppo aveva dei problemi che insomma Lorenzo ci ha tenuto sempre in costante aggiornamento sull'andamento medico del cavallo, ma
cavallo che ha dato tantissimo al mondo della giostra, con un cuore grande come una capanna. E insomma, quando uno si affeziona a un animale è come perdere uno di famiglia. Per noi è stato un po' così. E allora, con le parole di Alberto Branchi e ringraziando anche sia il capitano che il rettore, Luca, noi ti restituiamo la linea con le immagini di Daniele Cionini che si è addentrato tra i tavoli per trasmettervi tramite le immagini, insomma, l'atmosfera di festa che, riprendendo le parole del capitano, finalmente torna. A te. No, in effetti facciamo una battuta anche con Stefano Brandini, sì. Mi onoro di fare il cameriere al mio quartiere. Questo è un grande quartiere, non so se l'hai visto, eh. Che spettacolo! È il merito di tutti questi ragazzi che sono bravissimi a aver ricreato un ambiente strepitoso, coinvolti tutti. Quindi è il preludio per traguardi importanti. Allora, ringraziamo anche Stefano Brandini che dietro le quinte ci ha aiutato anche a realizzare questo collegamento, quindi un doppio ringraziamento, e lo lasciamo per questa sera al ruolo di cameriere. È ora riposa, riposa subito. Servo due piatti soli, Luca, a te. Bene, grazie ovviamente agli amici di Porta Crucifera e a questa atmosfera di festa che ci hanno anche loro fatto vivere, e ovviamente l'amico Stefano Brandini che appunto l'abbiamo già detto nel nostro Aspettando la Giostra, ma colgo l'occasione, si è anche in questa settimana laureato, quindi una occasione di festa ulteriore per lui. Io adesso vado in pubblicità, poi noi torniamo in diretta per l'ultimo quartiere che ci manca da vedere in questo clima di cena propiziatoria, cioè quello di Porta Santo Spirito. A fra poco. Non più parole ormai, può vendicarmi, ogni campo, alla battaglia, all'armi, all'armi. Di nuovo in diretta da Piazza Grande, vi dicevo prima che sono in corso i posizionamenti delle luci e anche le prove, infatti c'è stato un momento nel quale la piazza era tornata più al buio, adesso si stanno facendo le verifiche proprio dell'illuminazione della lizza, e quindi proprio perché tutto sia a posto. Chiaramente quando si giostra in notturna è importante che il cavallo non trovi mai una zona d'ombra o comunque con una luce diversa rispetto alle altre zone appunto del tragitto che il cavallo deve fare, e il cavaliere ovviamente con la lancia in resta per affrontare il buratto. E anche questa è una fase, diciamo, della manifestazione che stasera, essendo qui in diretta, abbiamo avuto occasione, stiamo avendo occasione di seguire. Andiamo dall'ultimo quartiere con il quale dobbiamo collegarci, ultimamente non in ordine di importanza, ma siamo andati in ordine assolutamente casuale questa sera per i nostri collegamenti. Abbiamo pronto Paolo Nocentini da Porta Santo Spirito. Sì, Luca, ciao, siamo qui a Porta Santo Spirito, la cena è iniziata, siamo al primo e ci sono tantissime persone, tantissimi commensali, circa 900 quelli presenti questa sera, e il quartiere ha chiuso le prenotazioni a questo numero. Siamo sul tavolo dell'autorità dove c'è il rettore Ezio Gori che ha fatto un discorso importante, hai lanciato la sfida agli avversari. Mi è piaciuto molto. La sfida non è la sfida, è la realtà. Noi siamo tecnicamente assolutamente più forti, e se dovesse vincere la tecnica in piazza, c'è un solo quartiere che può portare la lancia d'oro nella propria rastrelliera, e quello è Santo Spirito. Hai ringraziato tutto il popolo gialloblu, tutto il consiglio direttivo, tutti coloro che si adoperano per il quartiere tutto l'anno. Quanto è importante, Ezio, il contributo del tuo consiglio che ti sta vicinissimo e di tutti i tuoi collaboratori? È fondamentale, i successi che si sono conseguiti in questi anni non solo sono frutto della grande tecnica e qualità dei nostri giostratori, e avere un quartiere unito, questo è un quartiere che è come essere in famiglia. Io sono onorato di rappresentare questo quartiere come rettore, e questa unità che fa la nostra grandezza e la nostra forza.
e stasera ha risposto alla grande, circa 900 avete chiuso le prenotazioni. Sì, si sono chiusi a 900 perché non eravamo pronti per accogliere tutta la gente che voleva venire a cena da noi, volevamo dare un servizio adeguato, idoneo, sicché abbiamo preferito qualche unità meno, ma fare sta bene chi è venuto qui a sostenere i nostri due fantastici giostratori Elia Giammare. Bene, ora passiamo, grazie Ezio, passiamo al capitano. Capitano, come è andata questa settimana di prove? Siete pronti? C'è la sfida, è lanciata, gli altri quartieri sono pronti, voi avete il peso di essere favoriti, però hai detto più di una volta: noi lavoriamo concentrati per quello che dobbiamo fare, non pensiamo ai pronostici o a questo peso. Ho detto spesso e lo dico sempre anche a Scuderie, che, ma non c'è neanche bisogno di dirlo, chi siamo ci conosciamo noi. Mi sembra di aver capito, vedendo un po' quello che ci sta succedendo intorno nelle prove, non solo, che c'è una novità, che i favoriti non siamo noi. C'è tre quartieri oltre a noi che stanno lavorando bene, i favoriti sono tutti e quattro i quartieri, quindi questa cosa non è, come non ci cambia se ci danno l'etichetta a noi, non ci cambia allo stesso tempo se c'è altri quartieri competitivi, quindi domani sarà una giostra importante della quale noi vogliamo essere protagonisti. Un clima bellissimo, se ne parlava con il rettore adesso, il quartiere ha risposto alla grande sia in questi 10 giorni ma tutto l'anno, e stasera la dimostrazione di aver chiuso a 900 la cena propiziatoria. Io, come ben sai, sono cresciuto a pane e quartiere, negli ultimi anni la gestione del quartiere la seguo molto meno, però vedo gran fermento, lo dico spesso quando me lo viene chiesto, e questa per me è un'altra vittoria, vedere un quartiere vivo, organizzato, che poi lavora con piacere. Noi venire stasera a cena qui ci riempie d'orgoglio, perché vedi veramente tanta gente, ma lo vedi quotidianamente quando vivi in quartiere, quindi ribadisco, per noi è una vittoria anche questa, perché i quartieri e la giostra deve anche produrre queste situazioni qui. Quindi domani di sicuro penseremo alla giostra, alla Lancia d'Oro, però stasera è una bella festa, quindi viva il quartiere di Porto Santo Spirito. Bene, e goditi la festa, grazie. Siamo qua dai due giostratori, Elia e Gianmaria. Elia, com'è andata la settimana di prove? Ti abbiamo visto concentrato, hai fatto il lavoro, presumo, che era stato programmato, ti abbiamo visto in crescendo, com'è il binomio e come ti senti? Dai, la settimana di prove è andata tutto sommato abbastanza bene, perché il primo giorno, insomma, ho iniziato con un bel punto, poi è venuto fuori qualche difettuccio nella seconda carriera, poi abbiamo portato Danny che è stato, insomma, ha fatto un passo in avanti rispetto agli altri anni, e poi con l'Olimpia ho iniziato a mettere a punto la carriera per domani. Insomma, io mi sento abbastanza sereno con questa cavalla, che ha fatto dei miglioramenti, abbiamo lavorato tanto con Stefano e per cui lo ringrazio, insomma è una cavalla di cui mi fido, ad oggi mi fido molto. Oggi alla tavolata di Andrea Lanzi è stato proprio sottolineato questo aspetto, l'ulteriore crescita fatta da questo binomio, tu con Olimpia, il cavallo che è cresciuto ancora e che sembra veramente essere aver chiuso il cerchio, non voglio dire di una perfezione, perché la perfezione è sempre da raggiungere, però un ulteriore step in avanti. Sì, già anche l'anno scorso comunque eravamo arrivati ad un livello importante con lei, anche le prove, anzi forse l'anno scorso sono andate meglio di quest'anno le prove, magari le carriere erano un pochino più avevano qualche sbaffo in più rispetto a quest'anno, e comunque quest'anno un giorno di difficoltà l'ho avuto, poi ci abbiamo lavorato, abbiamo capito il problema e l'ultimo giorno, insomma, è andata molto bene. Per cui si può sempre migliorare, Olimpia è una cavalla che ormai è con noi da un po' di anni e questo è importante, perché riesci a conoscerla, e per cui sono sereno e cercherò di fare tutto in maniera, mi lascia modo di essere concentrato e pensare alla carriera. Bene, grazie Elia. Gianmaria, la tua invece la settimana com'è stata? Ma credo una settimana positiva. Sono venuti fuori anche un po' di piccoli errori, cioè mi è servita anche a capire le cose che non devo fare, quindi
spero di poterne fare tesoro domani. Gli altri quartieri in piazza hanno fatto una settimana importante, sono tutti saliti di livello, almeno guardando le prove. Cosa vi aspettate dagli altri quartieri? Guardate solo a voi stessi oppure pensate anche agli altri? No, noi si guarda noi stessi, è ovvio che abbiamo, come dire, percezione di quando gli altri lavorano bene, perché leggiamo i giornali, guardiamo insomma i media, però guarda, io non lo so, sono tanti anni che tutti fanno delle belle belle prove. Poi la domenica è molto difficile che si ripresenti, diciamo, il solito standard per tutti i quartieri. Non è un caso che le ultime giostre sono state vinte, tutte giostre vinte con il 9, magari con uno spareggio, perché è più difficile. Quindi anche riguardo alle prove io sono contento, però perfettamente consapevole che l'importante è domani. Bene, grazie e buon proseguimento. Luca, abbiamo anche i tre giostratori di riserva, i due che hanno ieri combattuto fino all'ultimo punto, Elia Pineschi e Elia Taverni, alla prova generale. Siete soddisfatti della prova di ieri? Tu, che hai avuto più difficoltà durante tutta la settimana, l'infortunio di Alex, hai provato altre soluzioni, poi dopo ieri sera la scelta di entrare in piazza con Faustino. Che prova generale hai fatto ieri? Sicuramente io penso che la ricetta giusta sia il divertirsi, già con quello secondo me uno può raggiungere il risultato. Soddisfatti sì, ma non a pieno, perché l'importante è comunque sempre vincere, però sono soddisfatto perché insomma ho messo del mio, nonostante il cavallo non ha messo proprio nelle condizioni, diciamo, migliori, e anche se comunque il secondo tiro ho fatto due, quindi un po' mi rimprovero certe cose, però alla fine ne esco soddisfatto, sì, dai. Bene, grazie Elia. Tu Elia invece come giudichi la tua prestazione di ieri sera? La cavalla ha risposto anche molto bene. La cavalla è stata bravissima. C'è stato un po' di quel pizzico di sfortuna. Perché... È una settimana intera che siamo sfortunati. Doveva andare così. È mancato prima meno di mezzo secondo e poi è mancato meno di un millimetro, quindi è andata così. Però nel complesso siamo contenti, sì, sono contento per il lavoro fatto, perché la cavalla è stata veramente brava, si è comportata molto meglio che all'esordio, quindi vuol dire che c'è stata una crescita. Io stesso mi sono trovato molto meglio e si è visto anche nel tabellone. Bene, grazie Elia. Niccolò, perché tutti questi Elia ci si confonde. Niccolò, c'è stato un annuncio importante questa sera. Allora, sarai in prova generale titolare a settembre. Sì, è una scelta fatta da mesi dal quartiere di alternarci ed Elia e niente. Sei contento? Sì, sono contento, c'è tutta l'estate per migliorare, per lavorare, spero a settembre di essere pronto per affrontare questa prova. Bene, in bocca al lupo. Luca, se abbiamo ancora tempo, c'è Pier Giovanni Capacci qui a cena, l'ex giostratore vittorioso nel 96, volevo fare due battute con lui, certo. Se posso. Sì, vai. Allora, siamo con Pier Giovanni Capacci. Nanni, siamo qua. Nanni, siamo qua. Tu sei l'eroe del 1996, quando hai riportato la lancia dopo 12 anni qui a Santo Spirito. Sei rimasto sempre legato, vedi, l'attestato di quelli più anziani che se lo ricordano benissimo e hanno pianto tanto per quell'impresa. Sei rimasto sempre legato a questo quartiere. Che atmosfera stai vivendo? Bellissima. Tutta diversa da 1996, devo fare proprio complimenti al quartiere, a tutta l'organizzazione, a tutto, specialmente al reparto scuderie, perché hanno creato una... Io, cioè, posso dire che sono stato l'onore di avere avuto la fortuna di inaugurare le scuderie nel 1995 e vedere una cosa così, cioè,
tanto di cappello. Hai seguito le prove questa settimana? L'ho seguita a Teletruria. Ci dici come vedi Santo Spirito in particolare? Lascia stare. Cioè io dico una cosa sola: hanno una marcia a più, punto, chiuso il discorso. Va bene, ringraziamo Pier Giovanni Cappacci. Se riusciamo, ci sono ospiti due assessori, l'assessore Scapecchi e l'assessore Merelli, proviamo a fare due battute con loro. Siamo in diretta con Teletruria. Assessore, che clima è vivere la cena propiziatoria qui al quartiere? Tra l'altro, quartierista di Santo Spirito. Sì, io quest'anno sono stato assegnato al mio quartiere, quindi una soddisfazione in più, però chiaramente siamo in rappresentanza dell'amministrazione comunale con l'assessore Merelli, quindi non ho il fazzoletto, quello lo metterò domani in piazza semmai. Bellissima atmosfera, tanta gente, finalmente senza restrizioni, quindi è un piacere essere qui. La città è ripartita, i quartieri sono ripartiti, il clima di Giostra lo respiriamo ormai da una settimana, quindi siamo veramente contenti. Viva la Giostra! Sempre. Con l'assessore Merelli una battuta. No. Solo una battuta. Il comune ha puntato e punta molto sulla Giostra del Saracino. Quello sempre, è una delle manifestazioni più importanti di questa città e è giusto che il comune continui a contribuire con tutte le sue possibili misure agevolative di questa manifestazione. Bene. Viva il Saracino! Perfetto, grazie ai due assessori dell'amministrazione comunale. Luca, in questo clima di festa e di attesa per la Giostra del Saracino, se non ci sono altre domande io ti restituisco la linea. Bene, grazie a Paolo Nocentini, continuiamo magari a vedere queste immagini proprio come chiusura ideale di questa serata che abbiamo voluto dedicare alle cene propiziatorie. Direi abbiamo fatto bene perché abbiamo visto bellissime tavolate di gente allegra, serena, composta, anche per quanto ovviamente si tratta di occasioni di festa, però la vediamo anche adesso proprio in queste immagini che ci arrivano da Santo Spirito, e quindi questo è il modo giusto di vivere il clima di attesa verso questa grande edizione della Giostra che si annuncia per domani. 141esima edizione della manifestazione, la cui lancia d'oro è dedicata all'Istituto Tevenin, di cui nel 2020 ricorrevano i 150 anni della fondazione. Noi vi lasciamo da questa diretta con questa bellissima immagine per farvi capire che la Lizza può essere percorsa comunque anche con altri mezzi che non sono il cavallo. Chiudo dicendo che mentre eravamo in diretta un telespettatore mi ha mandato un messaggio nel quale mi dice: ma perché durante queste serate non viene lasciato anche il burattino, magari quello di riserva, per offrire al visitatore, che sia a ritiro o no, anche la possibilità di vedere quello che domani vedrà il giostratore che arriverà al pozzo o anche il pubblico che verrà a seguire la Giostra del Saracino. Non so se tecnicamente è possibile, perché il burattino poi potrebbe essere caricato, non so se c'è un modo per rendere impossibile caricarlo e quindi che magari possa qualche buon tempone o malintenzionato creare una situazione di pericolo, però certo sarebbe suggestivo. Quindi lancio anche questa potenziale proposta con la quale chiudiamo questa nostra diretta, ringraziando tutti voi che ci avete seguito, ringraziando tutto il nostro pool tecnico che ci ha garantito la possibilità di effettuare questi collegamenti in situazioni che abbiamo visto sì composte ma insomma non semplici, e vi do appuntamento per le dirette domani mattina alle 10.30, ma chiaramente da adesso fino alle 10.30 solo Giostra del Saracino nella programmazione delle nostre 50 ore.